Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano evangelico di questa domenica narra di Gesù che cammina sulle acque del lago in tempesta. Dopo aver sfamato le folle con 5 pani e 2 pesci, come abbiamo visto domenica scorsa, Gesù ordina ai discepoli di salire sulla barca e ritornare all'altra riva. Lui congeda la gente e poi sale sulla collina da solo a pregare. Si immerge nella comunione con il Padre. Durante la traversata notturna del lago, la barca dei discepoli rimane bloccata da un'improvvisa tempesta di vento. Questo è abituale nel lago. A un certo punto, essi vedono qualcuno che cammina sulle acque venendo verso di loro. Sconvolti, pensano sia un fantasma e gridano per la paura. Gesù li rassicura: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro, com'era così deciso, risponde: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Una sfida. E Gesù le dice: vieni. Pietro scende dalla barca e fa alcuni passi. Poi il vento e le onde lo spaventano e incomincia a affondare. Signore, salvami, grida. E Gesù lo afferra per la mano e gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E questo racconto del Vangelo è anche un invito a abbandonarci con fiducia a Dio in ogni momento della nostra vita, specialmente nel momento della prova e del turbamento. Quando sentiamo forte il dubbio e la paura, ci sembra di affondare nei momenti difficili della vita, dove tutto divenne buio, no? E non dobbiamo vergognarci di gridare come Pietro: Signore, salvami. Bussare al cuore di Dio, al cuore di Gesù. Signore, salvami. È una bella preghiera. Possiamo ripeterla tante volte. Signore, salvami. Il gesto di Gesù, che subito tende la sua mano e afferra quella del suo amico, va contemplato a lungo. Gesù è questo. Gesù fa questo. Gesù è la mano del Padre che mai ci abbandona. La mano forte e fedele del Padre che vuole sempre e solo il nostro bene. Dio non è il grande rumore. Dio non è l'uragano, non è l'incendio, non è il terremoto, come ricorda oggi anche il racconto sul profeta Elia, che dice: Dio è la breccia leggera, o letteralmente dice così, è quel filo di silenzio sonoro che non si impone, ma chiede di ascoltare. Avere fede vuol dire, in mezzo alla tempesta, tenere il cuore rivolto a Dio, al suo amore, alla sua tenerezza di padre. Gesù questo voleva insegnare a Pietro e ai discepoli e anche a noi oggi, nei momenti bui, momenti di tristezza. Lui sa bene che la nostra fede è povera, tutti noi, siamo gente di poca fede, tutti noi, anche io, tutti. È povera e la fede è che il nostro cammino può essere travagliato, bloccato di forze avverse. Ma Lui è il risorto, non dimentichiamo questo. Lui è il Signore che ha attraversato la morte per portarci in salvo. Ancora, prima che noi cominciamo a cercarlo, Lui è presente accanto a noi. Rialzandosi dalle nostre cadute, ci fa crescere nella fede. Forse noi nel buio gridiamo: Signore, Signore, pensando sia lontano. E lui dice: sono qui.
Era con me, così è il Signore. La barca in balia della tempesta è immagine della Chiesa, che in ogni epoca incontra venti contrari. A volte prove molto dure, pensiamo a certe lunghe e accanite persecuzioni del secolo scorso e anche oggi in alcune parti. In quei frangenti può avere la tentazione di pensare che Dio l'abbia abbandonata. Ma in realtà è proprio in quei momenti che risplende maggiormente la testimonianza della fede, la testimonianza dell'amore, la testimonianza della speranza. È la presenza di Cristo risorto nella sua Chiesa che dona la grazia della testimonianza fino al martirio, da cui germogliano nuovi cristiani e frutti di riconciliazione e di pace per il mondo intero. L'intercessione di Maria ci aiuti a perseverare nella fede e nell'amore fraterno quando il buio e le tempeste della vita mettono in crisi la nostra fiducia in Dio. Cari fratelli e sorelle, il 6 e il 9 agosto del 1945, 75 anni fa, avvennero i tragici bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Mentre ricordo con commozione e gratitudine la visita che ho compiuto in quei luoghi lo scorso anno, rinnovo l'invito a pregare e a impegnarsi per un mondo totalmente libero da armi nucleari. In questi giorni mio pensiero ritorna spesso al Libano. Io vedo una bandiera del Libano, un gruppo di libanesi. La catastrofe di martedì scorso chiama tutti, a partire dai libanesi, a collaborare per il bene comune di questo amato paese. Il Libano ha un'identità peculiare, frutto dell'incontro di varie culture, emersa nel corso del tempo come un modello di vivere insieme. Certo, questa convivenza ora è molto fragile, lo sappiamo, ma prego perché con l'aiuto di Dio e la leale partecipazione di tutti, essa possa rinascere libera e forte. Invito la Chiesa in Libano ad essere vicina al popolo nel suo calvario, come sta facendo in questi giorni, con solidarietà e compassione, con il cuore e le mani aperte alla condivisione. Rinnovo inoltre l'appello per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale. E per favore, chiedo ai vescovi, ai sacerdoti e ai religiosi del Libano che stiano vicini al popolo e che vivano con uno stile di vita improntato alla povertà evangelica, senza lusso, perché il vostro popolo soffre e soffre tanto. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, tante bandiere qui, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni. In particolare saluto i giovani di Paniengo, in diocesi di Crema, eccolo, rumorosi, bravo, che hanno percorso la via francigena da Viterbo a Roma. Bravi, complimenti. Invio un cordiale saluto ai partecipanti al Tour de Pologne. Tanti polacchi ci sono qui.
gara ciclistica internazionale che quest'anno è disputata in ricordo di San Giovanni Paolo II, nel centenario della sua nascita. E a tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.